Sia lodato Gesù Cristo e ben ritrovati carissimi amici teleradio ascoltatori per questo nostro nuovo incontro con le parole di Maria Regina dell'Amore. Questa settimana voglio proporvi il messaggio appunto della Madonna qui a Schio del 17 giugno dell'anno 1990. In quell'occasione ci si trovava nella chiesetta di San Martino in occasione della consacrazione al cuore immacolato di Maria di alcuni gruppi provenienti da Trieste e dal centro Italia, Trieste e Macerata, circa 140 persone che siamo nel 90, quindi parliamo di 34 anni fa, si consacravano alla Madonna, ella apparve e disse queste parole tramite Renato. Figli miei, non ci siano più timori in voi, poiché siete giunti a me. Con trepidazione e gioia vi ho atteso. Benediciamo e ringraziamo il Padre per l'amoroso suo richiamo, perché vi invita ad essere i costruttori della nuova umanità. Ora donate a me i vostri cuori, li guiderò verso la fedeltà e generosità. Ogni cuore che porterete a me, io lo guarirò. Figli cari, di tanti mali spirituali è ammalata l'umanità, ma io posso guarire. Lavorate con me, figli miei, offrendo il vostro meglio. In gioco sono le sorti di tante anime, anche queste care al Padre. Vi ringrazio e benedicendovi vi stringo tutti a me. Ecco, qui per essere sintetici, credo che la Madonna torni a ribadire alcuni concetti che sono molto diffusi nei suoi messaggi nel ventennio circa della presenza di Maria in mezzo a noi. Prima di tutto il fatto della consacrazione al cuore immacolato di Maria, che lei come sempre gradisce moltissimo, addirittura dice con trepidazione e gioia vi ho atteso, perché siete giunti a me, no? Quindi prima non ci siano più timori perché siete giunti a me. Quindi con trepidazione e gioia vi ho atteso, e sono chiaramente delle bellissime parole di affetto, di materno amore verso tutti coloro che si consacrano al suo cuore immacolato, e questo è un appello che continuiamo a diffondere, continueremo a diffondere a tutti. Consacratevi, consacriamoci al cuore immacolato di Maria. Facciamo presto, non perdiamo tempo. E la Madonna poi venendo a uno dei temi che sono piuttosto ricorrenti nei suoi messaggi, come ripeto, ci invita ad essere i costruttori della nuova umanità. È chiaro che se deve esserci una nuova umanità, vuol dire che quella che adesso c'è e deve essere rinnovata, deve essere purificata, deve essere cambiata. Ecco, e questo tante volte la Madonna ce lo ha detto. Ci ha parlato e ci parla del trionfo del suo cuore immacolato, ci parla di un tempo di pace e giustizia come mai conosciuto nella storia, come c'è, ci sarà una nuova umanità, ma la cosa va costruita. Quindi non è che la nuova umanità nasca da sola, c'è bisogno di lavoro, c'è bisogno di lavorare per il cielo, per il regno di Dio e la sua giustizia. E non a caso la Madonna ci aggiunge nel concludere il suo messaggio, dice: lavorate con me, figli miei, offrendo il vostro meglio, quindi lavorate con me offrendo il vostro meglio, tutto quello che potete offrire, offritelo al Signore, lavorando con me, e oserei dire, che credo di non interpretare male, lavorate per me, quindi non per il mondo, lavorate per me, perché in gioco sono le sorti di tante anime, quindi la salvezza delle anime, anche queste care al Padre. E molte anime oggi sono in pericolo perché? Perché, sempre tratto dal messaggio in esame, di tanti mali spirituali è ammalata l'umanità, ma io posso guarire. Tanti mali spirituali, ecco, quindi non tanto i mali fisici che pur ci sono purtroppo, ma soprattutto i mali spirituali. Questa è la vera preoccupazione che deve pervadere il cristiano, la salvezza delle anime. E la Madonna due o tre volte dice: io posso guarire, lavorate con me, io posso guarire. Possiamo costruire veramente una nuova umanità, possiamo lavorare per aiutare questa umanità e questo mondo a cambiare completamente, a trasformarsi completamente nella grazia di Dio. Quindi vi ringrazio e benedicendovi vi stringo tutti a me. Vedete come la Madonna ha a cuore
tutta l'umanità, tutti i suoi figli, e chiede a noi di avere lo stesso suo cuore, avere a cuore cioè la salvezza del maggior numero di anime, afflitte oggi purtroppo da tanti mali spirituali. E se noi abbiamo capito per tempo e siamo usciti e ci siamo convertiti da questi mali spirituali, ringraziamo Dio per l'amoroso suo richiamo, ringraziamo la Madonna per l'amorosa sua intercessione che ci ha veramente liberati, ma non è finita qui. La Madonna non, sostanzialmente potremmo dire, non avrà esaurito il suo compito se prima non avrà costruito una nuova umanità, se prima non avrà guarito tanti mali spirituali, se prima non avrà schiacciato la testa del serpente. Ora, anche se il paragone, diciamo così, o il parallelismo, o l'approfondimento, chiamiamolo come vogliamo, può sembrare alquanto, diciamo così, quasi direi irrispettoso nei confronti del messaggio della Madonna, e probabilmente anche lo è, però permettetemi di fare una riflessione a caldo, che riguarda le ultime elezioni europee. Io avevo fatto, se vi ricordate, un video, mi pare 15 giorni fa, dove si parlava un pochettino anche del voto che ci sarebbe stato, no? L'8-9 giugno scorso, parlavamo e dicevamo sì, votare di qua, votare di là, però alla fin fine votare che cosa, visto e considerato che l'Europa così come è fatta sostanzialmente non comanda il Parlamento europeo, ma comandano, diciamo così, le commissioni, che molte volte sono espressioni di persone non elette dal popolo. Primo. Secondo, se prima non, o meglio, se si continua ad andare contro certi valori, e citavamo la Francia col suo, diciamo così, aborto in Costituzione e altre cose ancora, è difficilmente potremmo, diciamo così, salvare o cambiare qualcosa. Ecco, va detto comunque che dopo le elezioni europee che ci sono state hanno comunque scatenato un terremoto politico. C'è poco da dire. Il primo ministro belga si è dimesso. Il partito dell'estrema destra tedesco, diciamo così, ha raggiunto il 20% mettendo in crisi la coalizione di governo. E Macron non si è dimesso lui, come avrebbe dovuto fare, ha sciolto il Parlamento perché i risultati sono stati catastrofici per lui e per la maggioranza appunto dello stesso Parlamento. Vedete l'ipocrisia, no? Non mi dimetto io, sciolgo il Parlamento, è facoltà del Presidente della Francia naturalmente, eccetera, eccetera, eccetera. Sta di fatto perché questo è avvenuto perché? Perché comunque abbiamo visto che sostanzialmente tutti quelli che hanno governato finora sono stati fortemente castigati dalle urne elettorali. Naturalmente poi uno potrà dire, beh, c'è stato tantissimo astensionismo, e anche questo è un'analisi che bisogna fare. Allora facciamola questa analisi, ma premetto subito che io non sto facendo e non voglio fare un'analisi politica e tantomeno partitica, ma ci vogliamo chiedere perché, ancora una volta perché, c'è stato il terremoto politico, c'è stato questo terremoto politico. Poi alla fin fine cosa cambierà? Lo vedremo. Io sinceramente non ho grandissime speranze di cambiamenti, chissà, o chissà di quali cambiamenti. E per cui l'articolo che vi sto per leggere sostanzialmente, che ho trovato molto interessante, un'analisi molto bella di quello che è avvenuto e che serve ovviamente più che altro per ragionare sulla nostra fede, ricordiamocelo bene, è un articolo di Julio Loredo, sostanzialmente, ecco, trovo che l'ottimismo di Loredo sia, secondo me, un po' esagerato. Ecco, io ve lo dico subito. Egli dice, le elezioni europee dello scorso weekend hanno provocato un vero e proprio terremoto, certamente, al punto che lo stesso Corriere della Sera, giornale uno dei più diffusi giornali italiani, ha titolato in prima pagina una nuova Europa, cioè dalle urne è uscita, io dico sarebbe uscita una nuova Europa. Beh, ritengo, dice Loredo, che il noto quotidiano milanese abbia afferrato il punto centrale, nel senso che le elezioni, quelle di europee, hanno ridisegnato il quadro politico e quindi ideologico del vecchio continente. Certo, perché finora il vecchio continente è stato dominato da quelle sinistre ideologicamente estremiste che sostanzialmente hanno fatto tutto quello che hanno fatto in questi anni, che poi vedremo, i mali spirituali. Quindi oggi, con le vittorie sostanzialmente quasi dappertutto delle destre, sostanzialmente, dice Loredo, è chiaro che qui c'è un cambiamento, quindi c'è un cambiamento non soltanto politico ma anche ideologico che va a formare il nuovo Parlamento europeo, non più l'ideologia di sinistra ma l'ideologia, diciamo così, di destra, ecco, che
Ripeto, qui non stiamo facendo discorsi politici perché le ideologie, proprio per la parola ideologia, non sono buone né a destra né a sinistra. Sia chiaro questo, l'ideologia non è mai buona, mai di per sé. Quindi il quadro ideologico, dice Loredo, cambia e tutte le forze in gioco vi si dovranno adeguare, pena l'irrilevanza politica. Per un analista mediamente avveduto, un tale risultato non arriva però a sorpresa, cioè quello che è successo non dovrebbe sorprendere più di tanto. Anzi, più che un fulmine a ciel sereno, il recente terremoto politico europeo è in realtà l'ultimo tassello di un processo di polarizzazione ideologica. Estremismo di sinistra, estremismo di destra. Quindi c'è una polarizzazione e la cosa non è, diciamo così, da sottovalutare. È un discorso che può diventare pericoloso, ovviamente. Quindi è l'ultimo tassello di un processo di polarizzazione ideologica già visibile da qualche anno e sul quale abbiamo, dice lui, più volte parlato. Bene, e allora se analizziamo, dice lui, questo terremoto assieme ad altri sismi grandi e piccoli che si stanno succedendo un po' ovunque, non possiamo sfuggire all'impressione che stiamo entrando in una nuova fase storica. Allora, Loredo dice, non possiamo negare che con le ultime vicende stiamo entrando in una nuova fase storica. Io dico, speriamo che stiamo entrando in una nuova fase storica, perché, ripeto, le ideologie non sono mai una cosa bella. In cui crescenti settori dell'opinione pubblica, questo sì, ecco la vera analisi e il vero, diciamo così, la vera obiettività di ciò che stiamo dicendo, crescenti settori dell'opinione pubblica sconcertati dallo sfaldamento di ogni cosa sotto la pressione di una sinistra sempre più radicale, cominciano a domandarsi se non abbiano sbagliato strada, abbassando la guardia, e se invece un ritorno a certi valori, a certi atteggiamenti più forti, non sarebbe la soluzione per evitare la catastrofe. Cioè, questo terremoto politico ci dice che cosa? Che ampi settori dell'opinione pubblica sembra si stiano risvegliando. E visto che c'è la polarizzazione, o vai alla sinistra o vai alla destra, la reazione, quindi questo spostamento, diciamo così, di una sinistra al governo europeo che perde e di una destra che avanza, sostanzialmente dice, è segno, è chiaramente segno, e questo non possiamo che essere d'accordo, di qualche cosa appunto che nell'opinione pubblica sta cambiando. Bene o male però ricordiamo che qui non stiamo parlando di partiti, non ci interessa niente perché poi vedremo anche perché. Quindi sostanzialmente dopo la fase, e dopo diciamo così la fase, e quindi qui Loredo giustamente fa un po' di storia dell'ultimo secolo, no? Dopo la fase della dittatura nazifascista, dopo l'orgia di sangue e di devastazione della Seconda Guerra Mondiale, il mondo era entrato in una fase di moderato ottimismo, di moderatismo, ecco, non più l'estrema, diciamo così, gli estremi regimi e dittature che hanno fatto un bagno di sangue, quindi chiaramente vediamo, e quelli erano governi di destra, si dice, no? Quindi che hanno creato il bagno di sangue della Seconda Guerra Mondiale, si è entrato nel moderatismo, anche molto ottimista, sotto l'insegna del americanismo, lo chiama lui. Effettivamente dopo la Seconda Guerra Mondiale c'è stata la ricostruzione, c'è stato il piano Marshall per l'Europa, c'è stato un sacco, però attraverso tutto questo è entrato il cosiddetto americanismo, che ha reso un po' tutti i paesi europei colonie degli Stati Uniti d'America. E accanto all'americanismo è entrato l'hollywoodismo, Hollywood, i grandi film, il cinema, la televisione, che ha chiaramente creato una cultura. A parte i grandi colossal che sono stati fatti da Hollywood, Ben-Hur, i Dieci Comandamenti e tanti altri, però sono anche arrivati, diciamo così, tanti film, filmetti o filmacci, o chiamiamoli come vogliamo, che hanno cominciato ad erodere, diciamo così, i valori tradizionali della famiglia, dell'unicità del matrimonio, della vita, della difesa della vita, eccetera. Diciamocelo francamente. Noi sono 80 anni che siamo abituati a film americani e chiaramente lì vediamo benissimo che tanto inquinamento mentale e
valoriale, purtroppo è nato proprio lì e anche attraverso questo, diciamo così, americanismo hollywoodiano. Nemmeno la guerra fredda, pensate, è riuscita a distogliere l'Occidente da tale ottimismo buonista. Ecco, l'ottimismo buonista. Poi sono arrivati gli anni 80 e lì c'è stata, diciamo così, per scelte economiche anche fatte in maniera particolare, così c'è stata un'onda di ricchezza, un'onda di benessere, eccetera, eccetera, e piano piano i valori si sono persi, siamo diventati, diciamo così, ricchi e puloni sostanzialmente, no? E buonisti in campo morale, no? Bisogna dire che questo buonismo colpiva in modo preponderante proprio i conservatori, proprio i cosiddetti tradizionalisti. Da parte sua, proprio in questo periodo di apparente moderatismo, ecco la furbizia, la sinistra portò avanti imperterrita la più vasta rivoluzione morale, culturale e sociale, e aggiungo anche religiosa, di tutti i tempi. Con poche eccezioni, davanti a sé trovò appena muri di cartapesta, appunto i buonisti. Quindi sostanzialmente dopo la Seconda Guerra Mondiale l'americanismo hollywoodiano ha corrotto le menti, ha corrotto e fatto cadere, diciamo così, tante resistenze valoriali, le ha messe in dubbio e così via, ma nel frattempo, dice Loredo, giustamente, qui siamo d'accordo, la sinistra, la cultura di sinistra, portò avanti la più vasta rivoluzione morale, culturale, sociale di tutti i tempi. E questo possiamo dire senza trovare resistenza, o comunque senza trovare tante resistenze. E poi però arrivò l'11 settembre del 2001, e lo shock provocato da questo codardo attacco terrorista, mentre metteva a nudo la debolezza dell'Occidente liberale e democratico, mandava in frantumi lo spirito spensierato e pacifista, fino ad allora egemone del va tutto bene, mai stati bene come adesso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi l'11 settembre creò una svolta. Lo shock fece terminare questo moderatismo e questo ottimismo buonista. Poi, per noi europei, c'è arrivato un altro fenomeno molto, diciamo così, scioccante. E non a caso la crisi migratoria. Quindi non solo l'11 settembre, ma poi la crisi migratoria. Perché ci siamo ritrovati sguarniti, l'Occidente, soprattutto l'Europa, ci siamo ritrovati sguarniti di fronte a popoli determinati a invaderci ad ogni costo, stravolgendo la nostra cultura, le nostre istituzioni, la nostra stessa fede. Le politiche di accoglienza indiscriminata messe in atto dalla sinistra stanno dimostrando tutta la loro pericolosità e molti cominciano a reagire. Quindi il voto europeo della settimana fa, dice appunto Loredo, sono anche frutto di questi fenomeni, non tanto l'11 settembre, che ormai, diciamo così, sono più da 20 anni che sono passati, lì c'è stato, diciamo così, uno shock, un qualcosa che ha cominciato a far riflettere, ma fra l'altro adesso la crisi migratoria, con questa accoglienza indiscriminata sostanzialmente, messa in atto dalla sinistra, ha dimostrato tanta pericolosità. Guardate in Francia, la Francia soprattutto, e molti cominciano a reagire. Ma dobbiamo mettere in conto anche un'altra cosa, la crescente reazione dei popoli alla cosiddetta agenda verde, il Green Deal, il piano verde, no? Che sempre più si sta dimostrando un'utopia dannosa, dalla proibizione delle macchine a motore endotermico, cioè a benzina, gasolio, eccetera, eccetera, entro il 2035, alla stupidissima imposizione, ad esempio, dei tappi di plastica legati alle bottiglie di plastica, per cui quando tu apri il tappo non si stacca più, no? Il tappo resta attaccato, e molte volte se lo strappi male, bevi l'acqua e ti tagli con la plastica sul labbro, eccetera, eccetera, no? Quindi queste stupidissime imposizioni di tappi plastici legati per le bottiglie d'acqua, e gli europei hanno mostrato una crescente indifferenza con i deliri ecologisti di Bruxelles. È chiaro, quindi anche questo, sta dicendo Julio Loredo giustamente, ha creato probabilmente questo terremoto politico. Io aggiungo anche, non dimentichiamo la volontà di farci mangiare grilli e locuste, eccetera, eccetera, che ha scandalizzato tante persone.
Quindi sostanzialmente, ecco, questo Green Deal sostanzialmente ha fatto reagire in realtà. In campo morale poi l'imposizione in modo sempre più strafottente e radicale dell'agenda LGBT e più di recente persino del transgenderismo ha risvegliato molti conservatori, finalmente convinti della futilità di ogni dialogo e di ogni compromesso con questa gente. Come dire, queste persone che portano avanti questi valori, queste, diciamo così, queste imposizioni, il Green Deal, la crisi migratoria, i gruppi LGBT, eccetera, stanno facendo risvegliare molte persone. Ma perché? Perché la sinistra le ha portate avanti con strafottenza, le ha portate avanti con imponendo, avete capito? È proprio vero che il diavolo fa, diciamo così, le pentole ma non i coperchi. Quindi non c'è dialogo con queste persone. Chi la pensa così, non c'è dialogo, è inutile dialogare. E quindi che cosa si fa? Si reagisce, è certo che si reagisce. Cresce dunque il fronte di coloro che, non accettando più nessuna concessione, vogliono ad ogni costo preservare la morale naturale e possibilmente anche cristiana. Aumenta il numero di persone che esclama: non riconosco più il mio paese, non riconosco più la mia cultura, la mia storia. Di conseguenza aumenta anche la voglia di difendere le sue radici, la gente comincia ad avere il desiderio di difendere le sue radici, la sua cultura, la sua storia, la sua fede. Ovviamente anche in questo caso io aggiungo: speriamo sia proprio così. Veniamo a un altro problema della situazione che ci circonda, il campo ecclesiastico. Perché il campo ecclesiastico, è inutile che ce lo neghiamo, sta sostanzialmente attaccando, sta minando certi fondamenti della fede e della morale stessa, portando al consolidamento anche qui di una reazione in linea con l'ortodossia tradizionale. Molti fedeli stanno tornando all'ortodossia tradizionale con un'ampiezza mai vista prima, anche se qui nei nostri paesi ancora non ce ne accorgiamo. Però pensate voi, un esempio, c'è un esempio pratico, un esempio possiamo dire che fa veramente da esempio e che fa veramente da segnale: la messa tradizionale, nonostante i tanti sforzi oggi per limitarla, cancellarla, eccetera eccetera, la Santa Messa in rito antico si diffonde sempre più dappertutto, soprattutto tra i giovani. E questa è la notizia che è impressionante: i giovani, soprattutto i giovani, vanno alla messa tradizionale più che alla messa, diciamo così, delle parrocchie e così via. È impressionante vedere in una messa tradizionale presenza di giovani più, ripeto, di quelle che ci sono in parrocchia. Ecco, e questo è un segnale molto chiaro che anche qui c'è una reazione a una certa agenda che forse anche in campo ecclesiastico vuole minare tutti i fondamenti, diciamo così, il depositum fidei. C'è poco da fare. Più recentemente la dichiarazione fiducia supplicans, di cui abbiamo parlato tante volte, che autorizza la benedizione sacerdotale alle coppie irregolari e omosessuali, ha provocato una tale reazione che il cardinale, lo stesso cardinale Jean-Claude Hollerich, che pensate, non solo è il relatore generale del sinodo e quindi il relatore generale del prossimo sinodo che, si sapete, è iniziato ad ottobre scorso e si concluderà nel prossimo ottobre, ma addirittura Jean-Claude Hollerich, gesuita come il Papa anche lui e sostanzialmente considerato tra i più progressisti che ci siano attualmente nel collegio cardinalizio, persino lui, di fronte alle reazioni che ci sono state a fiducia supplicans, ha detto, ha avvertito sul rischio che questa reazione diventi ingestibile se si andasse avanti, ad esempio, con l'ordinazione diaconale delle donne. Quindi Jean-Claude Hollerich dice che ha avvertito che, viste le reazioni a fiducia supplicans, dobbiamo stare attenti perché questa reazione potrebbe diventare addirittura ingestibile se si andasse avanti con l'ordinazione diaconale delle donne, cioè col sacerdozio femminile. Credo, di parole testuali di Hollerich, del cardinale Hollerich, credo che scoppierebbe una tempesta se si introducesse il sacerdozio femminile. In quel caso il Vaticano dovrebbe fare marcia indietro. Dobbiamo stare molto attenti a non scatenare un enorme contrattacco.
Ora, con tutto il rispetto, mi permetto di dire che questa, diciamo così, dichiarazione di un cardinale, che fa parte anche del cosiddetto C9, cioè dei consiglieri più stretti del Papa, secondo me ha una cosa positiva. Cioè, lui dice: guardate, non tiriamo troppo la corda, perché altrimenti qua polverizziamo la Chiesa, la disintegriamo, come abbiamo già visto in buona parte con Fiducia Supplicans. C'è poi un fatto molto negativo in questa dichiarazione di un cardinale. Cioè, lui dice: c'è il problema di scatenare un contrattacco. Cioè, il problema per il cardinale Hollerich è di tipo politico, di politica ecclesiastica. Non è il problema ma siamo fedeli o no al depositum fidei. Col sacerdozio femminile, col diaconato femminile e con tutto il resto. Non si pone il problema della fedeltà, alla tradizione, della fedeltà, diciamo così, a quello che è l'insegnamento di sempre della Chiesa. No, il problema è il contrattacco. C'è il rischio che se tiriamo troppo la corda, ci sono i tradizionalisti che tornano a vincere anche loro. Cioè, avete capito, è un po' bassa bassa come dichiarazione, pur notando, e qui diciamocelo francamente, che c'è un grande positivo in questa dichiarazione, perché lui stesso dice, il cardinale stesso dice, e ripeto, è uno dei più progressisti, dice: stiamo attenti, fermiamoci un attimo, anzi facciamo un po' marcia indietro, perché qui effettivamente abbiamo innestato, probabilmente innescato, acceso una miccia che non sappiamo a che cosa porterà. Ecco, questo sicuramente è positivo. Poi le motivazioni interiori, ripeto, ecco, qui sembra quasi che ci sia più un problema di politica, ripeto, che non un problema di fedeltà alla tradizione. A proposito di Fiducia Supplicans, ve lo dico fra parentesi, perché ovviamente i giornali non ne parleranno mai, il 3 giugno scorso, voi sapete che la Chiesa, il 3 giugno, festeggia, celebra meglio la memoria dei martiri ugandesi, San Carlo Luanga e compagni martiri. Mi pare siano stati in tutto circa 40, oddio, non so il numero preciso, comunque mi pare un buon numero di martiri, no? San Carlo Luanga. Sapete perché San Carlo Luanga e i compagni, tutti giovani dai 22 ai 14 anni, furono martirizzati nel 1886, mi pare, dal re dell'Uganda, diciamo così, che non mi ricordo il nome. Sapete perché? Perché non si sottoposero, loro erano paggetti del re, erano cristiani, ma erano paggetti del re. Il re era un pedofilo seriale, omosessuale, pedofilo seriale, e voleva, diciamo così, i favori da parte di questi giovani, i quali, per la loro fede, rifiutarono di sottostare alle mire pedofile e omosessuali di questo re, diciamo così, dell'Uganda. Furono martirizzati per questo. Bene, ogni anno si fa un pellegrinaggio da tutta l'Africa, o comunque da buona parte dell'Africa, per, diciamo così, celebrare questi martiri. Beh, quest'anno, dopo Fiducia Supplicans, non si è mai visto tanta gente come quest'anno. 4 milioni di persone. 4 milioni di persone che hanno fatto un pellegrinaggio al santuario lì dell'Uganda, dove si commemorano questi martiri. 4 milioni di persone, con tanti sacerdoti, vescovi, provenienti da tantissimi stati africani, quindi facendo anche un viaggio molto lungo, alcuni, no? Dal Sudafrica, ad esempio, per andare in Uganda. Ecco, pensate voi, pensate voi. E questo che cos'è, tutto sommato, se una reazione, perché sapete che il continente africano ha rifiutato in toto la Fiducia Supplicans, no? Più di 20 conferenze episcopali che hanno rifiutata, e si dice qui da noi Fiducia Supplicans non esiste, sostanzialmente. Ecco, allora stiamo attenti, cardinale Hollerich, no? Stiamo attenti perché c'è una reazione, e chiaramente, se sanno leggere i segni dei tempi, dopo le elezioni del weekend scorso, chiaramente hanno capito che la reazione c'è e si sta risvegliando sempre di più. Allargando lo sguardo poi al panorama mondiale, parliamo ad esempio di Donald Trump, scusate il nome, eccetera. Nonostante tutta la campagna contro di lui, tutto indica che si riprenderà la Casa Bianca. Però attenzione, Donald Trump non è un santo, sia chiaro, però è la punta di un iceberg di che cosa anche in America? Di un profondo mutamento nell'opinione pubblica americana. Pensate, dopo la sentenza del 22, no? Per cui la Corte federale americana ha deciso che sostanzialmente l'aborto non è un diritto in America e che ogni Stato può legiferare. Quanti Stati hanno di fatto cancellato l'aborto in America? Cioè, c'è un'opinione pubblica anche là e soprattutto là che si sta chiaramente muovendo. Quindi non sto parlando di Trump come santo, sto parlando che Donald Trump, che ritornerà con ogni probabilità al potere in America, è sostanzialmente è la punta dell'iceberg di un profondo mutamento dell'opinione pubblica americana.
visibile nel dibattito accademico, dove sempre più intellettuali stanno questionando le fondamenta liberali del sistema americano, ma visibile in America anche nel clero cattolico, ascoltate questa, nel clero cattolico più giovane, ve ne avevo parlato qualche mese fa, dove secondo gli ultimi sondaggi nessuno dei preti giovani si qualifica più come molto progressista. Nessuno dei preti giovani si qualifica molto progressista. Addirittura l'85% dei preti giovani in America si ritiene conservatore o molto conservatore. I giovani, i preti giovani, motivo di speranza. Vedete come l'opinione pubblica sta cambiando. Sì, ci stiamo avvicinando al trionfo del cuore immacolato di Maria. Quindi, come ripeto, ho detto all'inizio, io qui non sto facendo un'analisi politica perché è fuori dalle mie competenze. Sto dicendo che quello che è successo e che sta succedendo in vari settori sta creando una reazione, un risveglio per, diciamo così, riprendere in mano certi valori. E questo chiaramente ci fa tanto, tanto piacere. Cioè è motivo di speranza, al di là di un ottimismo più forte o meno forte, per l'amor del cielo, concedo a Loredo di essere molto ottimista, io lo sono un po' meno in questa situazione, però sta di fatto che il sommovimento tellurico sotto sotto nell'opinione pubblica, in ampi settori dell'opinione pubblica, c'è, e questo è positivo. Bene, ovviamente mettere insieme tutti questi aspetti, dal Green Deal al LGBT, alla politica americana, eccetera, eccetera, mettere tutto insieme ovviamente non ha senso, sarebbe troppo semplicistico ovviamente mettere tutto insieme, quindi potrebbe essere anche fuorviante, ecco, attenzione. Ma ognuna di queste cose che abbiamo citato, e potremmo citarne altre, a modo suo, in grado diverso e con un diverso contenuto, diciamo così, di autenticità, danno comunque voce e corpo a profondi mutamenti nell'opinione pubblica, che dalla fase moderata sta passando a una fase di reazione. Quindi sostanzialmente è un fenomeno positivo o negativo? E questa è la domanda capitale. E qui chiaramente vi spiego perché io sono un po' meno ottimista di Julio Loredo. Perché tutta questa reazione è senz'altro positiva soltanto se e soltanto se questo fenomeno, questo sommovimento che comunque c'è, possa presagire a cose ancora migliori, ma soprattutto se le anime si decideranno ad accogliere la grazia divina, che in ogni momento storico irrora e favorisce ogni movimento verso il bene. Quindi positivo o negativo il suo movimento, tutto è positivo se ci riapre alla grazia di Dio, se ci si riaccoglie il Signore, se il Signore che è stato espulso dai cuori, dalle famiglie, dalle nazioni, dalle istituzioni, comincerà a tornare nelle istituzioni, nelle nazioni, nei cuori e nelle famiglie. Allora sì, questa svolta è positiva. Perché? Perché vi dico questo? Perché anche in Francia chiaramente hanno, e lo sappiamo, hanno votato a favore dell'inserimento in Costituzione dell'aborto, ma fra quelli che hanno sostenuto questa cosa c'è anche il partito di Marine Le Pen, che con ogni probabilità adesso prenderà in mano il Parlamento, no? Che ha avuto un voto straordinario nelle ultime elezioni europee, molto probabilmente prenderà in mano il Parlamento, cioè vincerà le prossime elezioni di fine giugno. Benissimo, ma lei stessa però, pur essendo di destra, di estrema destra, eccetera, eccetera, ha votato a favore dell'inserimento della Costituzione, dell'aborto in Costituzione. E allora? Qual è la speranza? Cioè, ottimismo sì, ma possiamo essere proprio ottimisti al 100%? Sinceramente, di fronte a questi fatti, no, avete capito. Quindi reazione, benissimo. Ma la realtà dei fatti, e vado a conclusione, è che sostanzialmente la speranza è che ci sia la Chiesa Cattolica Apostolica Romana che prende in mano e vede questi movimenti e intercetta questi movimenti. Perché altrimenti, chiaramente, se la Chiesa oggi dorme, se i pastori sostanzialmente che sono chiamati per primi a leggere i segni dei tempi, sostanzialmente invece di intercettare questi movimenti dormono o addirittura li combattono questi movimenti, allora carissimi, allora voi capite che l'ottimismo si spegne subito. Quindi sostanzialmente noi dobbiamo condurre la Chiesa, i pastori, speriamo, auspichiamo, intercettino queste reazioni del popolo, anche del popolo di Dio, di ampi settori chiaramente dell'opinione pubblica,
che si sono fatti sentire con l'unica arma che hanno, ossia il voto, sostanzialmente, senza contare i molti che non hanno votato proprio perché stanchi morti di tutte queste cose che abbiamo visto e sfiduciati completamente, sia dalle destre sia dalle sinistre, chiaramente. Però naturalmente, ecco, bisogna a tutti i costi che è pregare, pregare tanto, perché sostanzialmente la Chiesa e i pastori sappiano intercettare questi segni che stanno avvenendo. Quindi non si perda mai di vista lo scopo ultimo di ogni sana reazione, portare le anime alla conversione e verso l'integrale restaurazione della Chiesa stessa e della civiltà cristiana. Ecco, questo è il grande compito della Chiesa, ma questo è anche il grande compito di ciascuno di noi consacrati al cuore immacolato di Maria. Ecco perché sostanzialmente, e mi riallaccio a quanto abbiamo detto all'inizio, ecco perché la Madonna concludeva il messaggio del 17 giugno 90 dicendo: «Fili cari, di tanti mali spirituali è ammalata l'umanità». E ne abbiamo elencato alcuni. «Di tanti mali spirituali è ammalata l'umanità, ma io posso guarire. Lavorate con me, figli miei, offrendo il vostro meglio. In gioco sono le sorti di tante anime, anche queste care al Padre. Vi ringrazio e benedicendovi vi stringo tutti a me». Quindi chiaramente la Madonna con queste parole ci dice proprio questo. Bisogna sostanzialmente condurre le anime a Cristo, quindi intercettare i positivi sommovimenti di reazione che un po' in tutto il mondo occidentale si stanno manifestando, addirittura all'interno della Chiesa Cattolica con una frequenza sempre più grande la Messa Tridentina, di giovani sacerdoti che sempre più si riconoscono conservatori, questo almeno in America finora, eccetera, eccetera, intercettare questi segnali, segni dei tempi, naturalmente, perché? Perché la Madonna continua ad attenderci tutti, a consacrarci al suo cuore immacolato e a lavorare per lei perché possiamo essere i costruttori della nuova umanità, del trionfo del cuore immacolato di Maria. Quindi preghiamo, continuiamo a pregare e a sperare e a testimoniare con coraggio coerente e con coerenza, scusate, la nostra fede cattolica. Sia lodato Gesù Cristo.